Buongiorno, benvenuti a questa zuppa di oggi, domenica 14 aprile, dal treno. Speriamo che funzioni bene. Allora, vediamo subito quali sono le cose importanti della giornata. Innanzitutto, ci sono molti risvolti sulla Libia. E sulla Libia che cosa sta succedendo? Succedendo un gran pasticcio politico perché, secondo quello che dicono alcuni giornali, il giornale tra questi, Salvini sarebbe arrabbiatissimo con il Movimento 5 Stelle perché non gli farebbe toccare palla. E la palla di Salvini sarebbe quella di utilizzare la Libia per litigare ancora un po' con la Francia, ragion veduta. Oggi mi sembra che la stampa, in maniera più clamorosa rispetto a tutti, ci dice che ci sono dei consiglieri militari francesi nelle truppe di Haftar che stanno occupando Tripoli, provando ad occupare Tripoli. Ma non solo loro lo dicono, ci sarebbero insomma, moltissime forze, moltissimi finanziamenti francesi per quelli che vogliono fottere il presidente incaricato dall'ONU, difeso dall'Italia, che è Serraj. Altro profilo sulla Libia, oltre a quello politico e quello geopolitico e militare sul territorio, riguarda invece la questione dei migranti che arriverebbero. Secondo un dossier dei servizi segreti, questo lo dice il Sole 20, il Corriere della Sera di oggi, ci sarebbero 6.000 profughi pronti ad arrivare in Europa e precisamente in Italia dopo per il gran casino che sta succedendo in Libia. Seconda pagina di giornata è certamente quello che riguarda l'uccisione del maresciallo di Gennaro ad opera di un pregiudicato 60enne a Foggia, e su questo voglio dire il giornale, forse è il giornale che più dà risalto, dicendo morte di un uomo che difende la libertà e cose di questo tipo. In realtà quello che mi viene da dire, ci sono pagina 2 o 3 di Repubblica, pagine, insomma tutti i giornali riempiono le pagine di questa allarme sicurezza a Foggia, ma allarme sicurezza a Foggia e diciamo la Gomorra di Foggia, come l'ha definita oggi la Repubblica, non è certo una novità. Io direi che sulla questione di Foggia ci sono state decine e decine di pagine scritte. Quando vi ricorderete, due persone furono uccise in mezzo ai campi, inseguite da dei pregiudicati foggiani che volevano uccidere appunto per regolare i loro conti. Cioè, Foggia è il buco nero della criminalità in Puglia che si sta espandendo, e Minniti, presidente ministro degli interni, ha detto che avrebbe rafforzato le forze militari. Poi scopriamo che le forze militari sono tanto forti che in pieno città, in pieno giorno, nel centro, sia possibile entrare e vendicarsi come ha fatto questo delinquente animale e uccidere il maresciallo dei carabinieri di 47 anni soltanto perché voleva fare una piccola vendetta contro le forze dell'ordine che lo avevano, come si dicevano, perquisito nei giorni precedenti. È vero che questo avviene anche, come possiamo dire, nel centro di Milano, però oserei dire che la questione di Foggia è una questione con, mi sembra i dati ce l'abbia oggi Repubblica, più chiaramente di tutti, 8 omicidi negli ultimi mesi. Insomma, stiamo parlando di un Bronx in una piccola città povera del sud, su quale forse converrebbe agire con maggiore determinazione rispetto a quello che sta facendo e ha fatto il passato governo, ma anche forse questo attuale. Terzo elemento, diciamo, di criminalità, mettiamola così, da colletti bianchi, quella che interessa tanto al fatto di Marco Travaglio, sono le retate in Umbria. Allora, riguardo alle retate per i concorsi, ovviamente Travaglio, sistema criminale, da tutto per acquisito, fatto per delinquenti, la Catiuscia Marini, che a me non sta affatto simpatica. Figuratevi un po' voi se devo difendere, mi trovo a difendere PD e presidente del Consiglio Capitolino del Movimento 5 Stelle. Ma quello che voglio dire, ragazzi, ma i processi fino a prova contraria si devono celebrare. Fino a prova contraria c'è un'accusa, c'è una difesa, c'è un PM che accusa, c'è una difesa che prova a difendere. Guardate che è avvenuto, e ce ne siamo anche pestato anche noi diciamo, un piccolo callo, anche per gli stupri, quelli vi ricorderete della circonvisuviana, in cui i magistrati, dopo abbiamo pensato noi che fossero tre criminali micidiali, questi tre ragazzi che hanno avuto un sesso di gruppo, pare non consenziente, ma secondo i magistrati invece consenziente con una ragazza, insomma abbiamo subito fatto dei castelli di ipotesi. In realtà poi la giustizia serve a questo, a celebrare i processi. Invece questi sono già condannati nel PD dell'Umbria, come era già condannato peraltro Marino per quello che fece a Roma. Poi si è visto che la Cassazione lo ha scagionato completamente, però il fatto, e tutti gli altri sono ben contenti di andare avanti per questa strada. Devo dire che comunque sia è una di quelle storie che, come ieri cercavo di dire, ci insegna soltanto che lo Stato si deve occupare il meno possibile. Ogni volta che vi dicono dobbiamo assumere gente, dobbiamo assumere i navigator, dobbiamo assumere questi, questi altri, i concorsi che sembrano i concorsi, sapete cosa sono? Raccomandazione. Gli appalti
appalti cosa sono? Intrallazzi, riduciamo il peso dello Stato e cerchiamo di far fare i privati quanto più possibile, ma ovviamente siamo in un mondo che queste cose qua appaiono più o meno delle bestemmie. Oggi straordinaria il retroscena di Eugenio Scalfari, che non so se ci fa o ci è, insomma ve la faccio breve. Secondo Scalfari, sapete qual è il futuro politico di questo paese? Matteo Salvini con Matteo Renzi starebbero facendo un accordo PD e Lega per sostituire Di Maio con Renzi. Io dico, vabbè, allora vale tutto, cioè ci può stare, tutto vale, evidentemente. Anche in campagna elettorale mi sembrava che 5 Stelle e Lega fossero su posizioni completamente diverse e poi sono stati insieme, però devo dire, pensare che Salvini e Renzi facciano un'alleanza insieme mi sembra veramente pensare all'acqua santa e il diavolo, insomma, mi sembra una cosa incredibile. E interessante oggi Bisignani, lo pubblicherò più tardi sul sito, quando mi racconta con una metafora straordinaria come Forza Italia sembra la Libia divisa tra Haftar e Serrai, con i difensori di Haftar e i difensori di Serrai e con le truppe straniere che cercano di dare una mano a un partito che vede il suo leader, cioè Berlusconi, chiuso in un bunker. Questa è la tesi di Bisignani. Per il resto sui giornali c'è poco d'altro. Grandi celebrazioni del Salone del Mobile, 400.000 visitatori secondo il Sole 24 Ore. Dario Di Vico invece la celebra come tutti gli anni, e giustamente lo fa, sulla prima pagina del Corriere della Sera. Direi che per oggi è tutto. Noi domani ci abbiamo come sempre Quarta Repubblica. Sarò un po' più pettinato e speso un po' più in ordine. Ciao.